Silenzio! Silenzio! Piromallo! Moscati! Scusi! Guarda un po'. Scusa, andiamo da stare! Alla barchetta! E quando ci arrivi tu? Allora, scusate! Fuori, ti sveglia! Vieni qua! Portate qui! Arrivo prima! Giuseppe! Aiutami! Giuseppe! Aiutami, un crampo! Un crampo! Aiutami! Oh. Ho vinto! Ti sei cascato come un pongo? Eh no, ti sbagli, amico mio. L'ho fatto vincere io. Li attenderemo lontano, Giuseppe. Insieme. Principessa? Prego, principessa. Principessa? Mi hai fatto chiamare, papà? Perché non sei ancora pronta? Ma lo sai perché. Vieni qui. La collana di mamma. Questa è la collana che hanno indossato tutte le principesse della famiglia Caiafa. Due cose non venderei mai. Questo palazzo e la collana. A differenza di me. Ma cosa dici? Sono giovane ma non sono stupida, papà. Stasera non ci sarà un ballo ma un'asta. E sarò data a chi offrirà di più. Nel nostro ambiente non ci si sposa per amore. Nel nostro ambiente ci sono molte persone infelici, papà. Ho sempre saputo che eri una ragazza particolare. Forse perché sei cresciuta senza madre. Ma non provare a sfidarmi, Elena. Vai a prepararti. Ti aspetto nel salone. Stasera a festeggiare la bella Elena ci sarà tutta la Napoli che conta. Scusa, ma io che ci faccio qui? Non conto niente. E ci fai che cominci a farti conoscere, Giuseppe. Tu sei intelligente, ma troppo agnello. Siedi da me. E di cominciare a diventare uomo di mondo, come me. I miei rispetti, baronessa. La baronessa si inventa ogni giorno una malattia diversa. E non è l'unica qui in mezzo. Ma cos'è, una festa o un ospedale? Si dice sempre. Buonasera.
Sì. Buonasera. L'uomo col bicchiere in mano, vicino a quel cerbero di mio padre, è il professor Delillo, primario dell'ospedale degli incurabili. È lui che domani ci aiuterà con l'esame. Mi raccomando, Giuseppe, fai bella figura. Va bene. Buonasera, signori. Buongiorno. Sei in ritardo. Papà, stavamo finendo di studiare. E cosa vuole, professore? Prima il dovere, poi il piacere. È vero, Giuseppe? Certo. Giuseppe Moscati, il principe Caiafa. Buonasera. Il professor Delillo. Buonasera. E mio padre. Ciao. Buonasera. Giorgio e il suo amico domani dovranno sostenere l'esame per il concorso all'ospedale degli incurabili. E proprio con il professor Delillo. Sì, di sicuro il primo passo verso una carriera luminosa come quella di suo padre. Beh, lo spero. E anche vostro padre è un medico? Mio padre, buonanima, era giudice del Tribunale di Napoli. E perché non avete seguito la sua strada? Perché credo che non sarei stato un buon giudice come lui. E cosa vi fa pensare che sarete un buon medico? Non lo so. Forse la passione che ho per la medicina. Ah, siete appassionato? Sì. Che bravo, eh? Beh, speriamo che domani ce la farete vedere pure a noi questa grande passione. E staremo a vedere. Ma quale passione? Prego, prego. Sì, questi giovani. Sì. Sì. Grazie. Grazie. A voi. Che c'è? Guarda. È veramente una splendida. Che leggerezza. Anche. Buonasera. 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 Ciao Giorgio. Ella, sei un incanto. Ah, posso presentarti Giuseppe Moscati? Conte Moscati di Palermo? No, la mia famiglia arriva da Benevento. Giuseppe è un amico. E futuro collega. E sapete ballare? Non molto bene. Giorgio sì che è un ottimo ballerino. Sì, lo so. Ma è con voi che vorrei aprire le danze. Sempre che non vi dispiaccia. Papà? Siete sempre così silenzioso. Ma cosa state pensando? Che sono l'unico nome anonimo tra tanti nomi così blasonati. E vostro padre non mi sembra così felice della vostra iniziativa di aprire le danze con me. Io mi starei ballando con voi per fare un dispetto a mio padre. Ah, spero solo che il sacrificio che state facendo ne valga la pena. Ma non è un sacrificio. Voi siete un ottimo ballerino. Voi siete la donna più bella che abbiamo incontrato. Ballare con voi è stato più di quanto avrei mai pensato di ottenere. Ma adesso vi lascio gli ospiti del vostro rango. Ti vuoi andare a coricare? Mangia almeno qualche cosa, e se no gli svieni davanti ai tuoi professori.
un poco di biscotti. Un poco di latte caldo. No. Vabbè, ho capito. Però non si vive di sola aria. Ma scusa, quando io sarò sposata e avrei dei figlioli, chi ci penserà a te che sei sempre occupato in ospedale? Ninni, ma non correrai un po' troppo? Poi io e gli incurabili non ci sono ancora entrato. E Ferdinando non si è ancora fatto avanti. Lo farà. Quello è soltanto un poco timido. Però sono mesi che non si fa vedere. Giuseppe, tu curi i corpi, ma il cuore, quello è delle femmine. E il pensiero mi dice che Ferdinando sta per... Lasciami studiare, per favore. Vabbè, ho capito. Ti lascio ripassare. Va bene, ho capito, portami un po' di latte. Ah. Oh. Sì, però poi... Ti faccio studiare, promesso. Grazie. E questo è tutto. Crede di essere stato esauriente? Sto cercando di capire che cosa posso avere dimenticato, che valga la pena aggiungere. Forse c'è da aggiungere che lei dovrebbe sapere qualcosa in più su questo caso di scorbuto che ci ha sottoposto. Non capisco come abbia fatto ad avere un voto così alto alla prova scritta. È bravo, scripta manent, caro collega. Professore, se mi permette glielo posso dire io. E lei chi crede di essere per permettersi di interrompere una prova d'esame? Mi chiamo Giuseppe Moscati, professore. Conosco la persona che state esaminando e abbiamo studiato insieme, so che è preparato. Le prove scritte di Moscati sono state assai brillanti e precise. Benissimo, Moscati. Se lei sa come dice, venga qui a dimostrarcelo, venga al posto del suo amico. Lei, Biromallo, vada fuori a riprendersi. Si beva un poco di caffè. Poi ci penseremo se è il caso di esaminarla più tardi. Compromesso. A seconda del risultato dell'esame del suo protettore. Allora, vediamo se la sua presunzione poggia su qualche cosa. Prego, dottor Moscati. Questa non ci serve. Non ti preoccupare, giovanotto. Siamo noi dottori ad essere sotto esame, mica tu. Anche voi avete paura? Eh certo. Se venite promossi, mi fate una promessa di venire all'ospedale e curarmi bene. Eh certo. Moscati, la possiamo finire con questa esibizione da circo? Si mette a parlare con l'ammalata adesso. Lasci fare. Vedremo subito se è un esibizionista temerario o un bravo medico. Ehi. Oh. Allora, com'è andata? Non lo so ancora. Non è che gli hai fatto un'altra alzata delle tue? No, ma che alzata? Che dici? Come farò dire? Dottor Moscati, lei, Piromallo, entri pure, la esaminerà il professor De Lillo. Perfetto. Sempre che lei si sia ripreso a sufficienza. Professore. Dottor Moscati, lo sa che lei è molto antipatico a parecchi componenti della commissione? Per quanto ne so anche lei, professore. Ha ragione, Moscati. E forse per questo lei mi piace. Dopo che avrà preso servizio all'ospedale, passi nel mio laboratorio. Professore, volete dire che ho ottenuto il posto? E che? Oltre che presuntuoso,
Ora sorda? Sì, sì. È troppo bello. Troppo bello. Ciao, buongiorno. Pasquale. Complimenti, abbiamo saputo una grande notizia. Grazie. Complimenti a te. Bravo, Giuseppe, bravo. Pasquale mi ha già dato una bella notizia. E Gesù. Non avevo dubbi. Lo sapevo io, lo sapevo. Ti ho già preparato la pasta al forno, vieni. Pasquale, ma tu che ne sai dell'esame? Io ne torno adesso. Professor, quello Ferdinand che sta impiegato all'ospedale, l'ho detto a Lucetta qui e fratello, che l'ho detto ad Antonio che gli è marito e che l'ho detto al portiere di Via dei Giudici. Va bene, ho capito, siamo a Napoli, le voci corrono. E la gente mormora, statevi bene, dottor. E mi hanno detto che è solo grazie al tuo amico Moscati se sei riuscito a passare l'esame. Ah, papà, pensavo che fossimo qui per festeggiare. Buongiorno, mamma. Bravo, figlio mio. Per ciò che mi hanno riferito, c'è poco da festeggiare. E spero per te che tu mi riesca a dimostrare che quello di oggi si sia trattato soltanto di un incidente di percorso. Ah, sì, papà, non ti preoccupare. Devi correre, figlio mio. È più veloce di tanti altri, come ho fatto io. E ricordati che i cavalli vincenti si vedono al nastro di partenza. Papà. Come sto? Aspetta, fai vedere, fai vedere. Il soggetto è un po' quello che è. Ma che soggetto? Ah, sorridi, sorridi. Ehi, ehi! Uè, Mario! Ehi, ehi! Cinna, bacio, cinna! 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 Forza! Forza! Oh, fermo, 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 fermo! Non ti muovi, non ti muovi! Stai tranquillo, non ti muovi, fermo, ora ci penso io, ci penso io. Fammi vedere, ti fa male qua, fermo, non ti muovi, non ti muovere. Fermo, 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 devi stare fermo, ora ci penso io, stai tranquillo. Fammi vedere, ti fa male qua. La caviglia, fermo, 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 fammi vedere. Fammi vedere. Ma tu ti metti a fare così. Mannaccia. Grazie assai. Come grazie assai? Non mi preoccupare. Già mi sento meglio. Come già mi sento? Ehi! Scende, fate fa'! Aveva solo fame. Eh? Aveva solo fame. Ma non la tenere più. No. No. Ha fregato il portafoglio. Andiamo, via. Eccola qua, guarda. Vedrai che è magnifico. E se mi piace pure a me? Ehi, non ci provare, ti do la bastonata a capo. Ci sto dietro da mesi. Oh, Giorgio, a quanto pare non sei l'unica a starle dietro a questa ragazza, eh? Lei è una femmina tosta. Però vedrai che stasera la spunto. E allora bisogna festeggiare. Cameriere! Ci porta una bella bottiglia di champagne, per favore. Giorgio, non tengo più il soldo, che fai? Perché tu? Giuseppe, non è che stai diventando troppo lupo? Mi raccomando, migliore, eh? Basta, vogliamo prove! Via! Prove! E questo è chi? Un mezzo guapo che si è rifatto la verginità costruendo brutti palazzi. Thank you.
Spagnas, figlia de Spagnas, che nella danza muove la panza. Un sol toreros non me soddisfas per la mia corridas, ci vuole un toros. Anche un toreros me va la cortes quando io cammino Sevillas, ma non è affare, sta disperato, se non vuol pagare, perde lo tiempo. A palla cortas, chi chiede amores, se non venites con le pese, tassaretes la io sare dos. Stavo aspettando. E perché? Il fioraio ha esaurito le scorte di rose rosse per quanto te ne ho mandato. E tu credi che bastino dei fiori per farmi cadere i tuoi piedi? Sono io che sono i tuoi piedi. La settimana. E per te rischio pure la carriera. E fai male. Io la mia ci sto molto attenta invece. È per questo che non mi accompagna Guagliuncella. A chi le canna chiedere soldi a papà? C'hai ragione. Io ti farei girare la testa. E dopo uno come quello non lo potresti più neanche sfiorare. Quando la testa mi gira, prendo un cachet, perché non mi piace essere malata. L'amore è la malattia più bella del mondo. Per chi se la può permettere? Con me ti potrei permettere tutto. Anche di diventare mia moglie. Ci penso io. Tutto posso sopportare, tranne che essere presa per stupida. Non ti permettere più. Che succede, Chloe? Già spacca la faccia. Niente, lascia stare. Dove sei nato non te l'hanno insegnata l'educazione? Lascia stare, Giorgio. Io e la signorina stiamo parlando. Allora ti importuno. Sei tu che ci stai importunando, hai capito? Smettetela! Ma che siete impazziti! Smettetela! Poi, Giorgio! Poi! Figlia! A sto pomeriggio! Figlia! Corri! E corri! Mi sa che stavolta ti sei innamorato veramente. Pensa a scappare! E ci tengo ad informarvi che in questo ospedale vige un regolamento ferreo che va rispettato alla lettera, è chiaro? A cominciare dal camice che va tenuto sempre in ordine e pulito, che su questo punto il professor De Lillo è intransigente. Beh, ma allora, sì, sì, sorelle, ma cosa lei, ma femme in fretta? Cos'è, siamo già stanche la mattina presto, sor Angelina, andiamo a lavorare. E questo è lo studio del professor De Lillo. Tonino. Uè, Tonino! Ma allora? Ma cos'è? Dormiamo nello studio del De Lillo, Tonino. Te lo dico una volta, non te lo dico più, hai capito? Se ti becco un'altra volta, baracca e burattini e si torna a casa. Hai capito? Allora. Mio padre me l'aveva detto. State a curta su Elga. Quello è un ospedale degli incurabili, lo tiene in pugno lei. E a noi napoletani ci fa diventare dare quale milanesi. Eh? Siamo mica a teatro. Allora. Danza dormente, fregatoso, biglioso. Come va oggi? Ma sui, sui, dai. Buongiorno, mio Marco. Buongiorno, professore. Benvenuto. Grazie. Ciao, giovanotto. Ti sei ricordato di me? Eh certo. Ma la calendula te l'hanno portata? No, ancora no. Ancora no, mo ci penso io, non ti preoccupare. Moscati! Chi gli ha detto di occuparsi di quel paziente?
Professore, il bambino che ho esaminato al concorso. Sì, ma il concorso è finito. Le dirò io quale paziente ha bisogno delle sue cure. Dopo il giro con gli ammalati. Va bene. Andiamo. Ci vediamo presto. Rita, come state? Grazie. Vieni qua, disgraziato, vieni qua. Delinque, signora, vada, va a me. Ma giù, ti ha promesso che era finito. Vieni qua, disgraziato. Sì, già, ma che ti faccio? Vieni qua, ma che fai qua? Ma io, fermo. Ma che fai qua? Così. Ma che fai? Basta, ma giù, ma basta. Anche a che era finito. Guarda, va a me. Guarda, va a me. Grazie. Disgrazia! Disgrazia! Guarda, mamma mia, voglio! Guarda! Fermo! Guarda! Mario! Mario, fermo! Via! Fermo! Va! Mario, fermo! In nome della legge! Fermo! Guarda, mamma mia, voglio! Guarda, mamma mia! Disgrazia! Fermo! Ecco, annaccio! Ti ho preso, delinquente! No, veramente l'ho preso prima io. Era un po' che lo stavo cercando, il giovanotto. Neanche nel sogno mi prendevate! Faccio sta faccia corna che tiene, che la faccio passare pure i paccheri! Io ve lo sconsiglio. Sentite, vi ringrazio dell'interessamento, ma la vostra parte finisce qua. Tu, disgraziato, ha cercato di rubare al salumiere all'angolo. Vabbè, se lo volete prendere, prendetelo, a vostro rischio e pericolo. Prendetelo. Come sarebbe a dire? Sono un medico degli incurabili e questo bambino è scappato dal reparto infettivi. Ma perché? Che tiene? Che tiene? Tiene un virus misterioso che attacca direttamente il cervello, cammina. E se c'è bella già se l'ha mangiato tutto. Mannaggia! E attacca pure certe parti fisiologiche. Prettamente maschili. Andiamo. Io ancora mi devo sposare. Ma chi vuoi che ti pigli a te? Cammina. Agnello! Ecco a voi, eccellente. Grazie. Buon appetito. Piano, Agnè, quant'è che non mangi? Per tu, però si vuol dire che mi fa la rabbia. E perché? Quando mi ha sbagliato il portafoglio questo. Ma dimmi una cosa, tu vuoi vivere sempre così? Che si sa ci fa? Mi mangio pure un po'. E infatti... Dai, caccia a salire, io. Sarebbe piaciuta la mia colata. E chi è? La mia sorellina più piccola. A casa c'è anche altri tre frati. Io sono capo famiglia. Tu, ma sei pazziano? No, prendi. E poi magari te ne vieni qua e ti fai una bella nuotata. Ho detto che sto capo della famiglia, non posso venire a mare. Non ho un po' di tempo. Poi non so ce ne manco nuotare. E ti insegno io a nuotare, se ti comporti bene però. Ma ti sei davvero? E certo. Allora siamo amici? Certo, sì. Mangia, forza. Senti, Daniele, non tengo fame. Vuoi pure questo? Sì. Grazie. Dai.
Mi tenga ferme le gambe. È facile, mamma sa! No. Mio marito non può più aspettare! Ma venga via, signora, lasci fare i dottori che stanno lavorando. Salvato, venite, venite. Ma dove sta? Non parlo più, venite, venite. Oh, signore. Grazie, fuori tutti, forza. È caduto da una gru al posto. Andiamo, forza. Ha perso tanto sangue. Fuori tutti. Infermiere, portatelo dentro, forza. Sorelga, Sorelga, chiamate il professor De Lillo, per favore. Va bene. Professore, l'emorragia si è fermata. Non solo quello. È morto, non lo vedi? Portatelo via. Andiamo, ci sono gli altri pazienti. Venite. Aspettate, aspettate. Moscato. Moscato, la smetta immediatamente. Ma che sta facendo? Professore, sto cercando di stimolare il muscolo cardiaco. Ma così gli sfonda la cassa toracica. Ma chi gliel'ha insegnata queste cose? Qualche stregone? Giuseppe, ti ho detto di smetterla! Professore, respira. Allia. Respira. Maria. Bravo. Ne ho conosciuti di medici come voi. Dottorini animati dal sacro fuoco. Convinti di saperne più degli altri. Scusate, professore, non intendevo mancarle di rispetto. Solo che... Solo che il paziente non supererà la nottata. Questo è. Drenategli il torace almeno. Sei proprio ingenuo. Mettiti contro a delirio. Babbo, via, andiamocene, dai, che il turno è finito. Eh? Oh! Dai, che ho una paziente pure io da andare a trovare. Un caso complesso, molto più complesso di questo. E dal decorso ancora incerto. Ma per il quale penso di aver trovato la cura giusta. Eh? Sì, sì, sì. Di famiglia. Ce lo tramandiamo da generazioni. Mio nonno lo regalò a mia nonna e mio padre a mia madre. Vostro padre lo regalò a vostra madre? E mio nonno a mia nonna. E ora voi lo date a me? Come prova del mio amore. Ed ecco la fine che merita. Il vostro anello e il vostro amore. Quell'anello si regala a una puttana, non alla propria moglie. La prossima volta che ne comprate uno, almeno fateci un poco più attenzione. Io l'avevo capito subito che eravate la donna della mia vita. C'è qualche cosa in voi che non ho trovato in nessun'altra donna prima d'ora. C'è solo il fatto che non mi avete ancora. Avete detto ancora? È la prima volta che mi date una speranza. Quelle come me, Giorgio, cedono sempre, prima o poi, con tutti. Io non sono tutti. Ma tu non mentirmi più.
Moscati, mi sbaglio, il suo turno è finito. Mi scusi, lo so che non dovrei stare qui. E tantomeno ricevere visite. E io non aspetto nessuno. Ah, no. Mi raccomando, che sia la prima e l'ultima volta, anche se con lei ne dubito. Sì, vada, vada. Detto che vi avrei trovato qui. Venite con me, questo non è un posto adatto a voi. Elena. Come vi sentite? Non niente. Sentite. Cos'è? È canfora. La chiamano la pianta della gioia. Credevo foste un medico, non uno stregone. Oggi è la seconda volta che me lo sento dire. Come vi sentite? Mi sento una sciocca. Perché? La sera del ballo vi sarò sembrata una ragazzina viziata e dispettosa. Avevate ragione. Vi ho usato per irritare mio padre. E ci siete riuscita? Non mi ha parlato per 2 giorni. Poi ha cominciato a tessere nuovamente la sua tela e adesso incontra personalmente i padri dei pretendenti alla mia mano. Per vedere se sono abbastanza ricchi. E c'è qualcuno di loro che è di vostro gradimento? Perché me lo chiedete? Vi interessa per davvero? Sì, un po'. Da quando sono tornata dal collegio, voi siete il primo che non mi ha guardato cercando di capire se valeva la somma che avrebbe dovuto sborsare per comprarmi. Forse perché, anche volendo, non avrei potuto comprarvi. O forse perché non lo volete. Non posso. E non voglio. Capisco, non sarei dovuta venire. Credo che non capiate. Io vi desidero, Elena. Dal primo istante che vi ho vista. E questo mi fa paura. Non è vostro padre o la vostra società, contro la quale potrei combattere benissimo. Sono i vostri occhi, le vostre labbra, dentro i quali vorrei perdermi. Ed è una cosa tanto terribile. No. È meraviglioso. E mi toglie il respiro. Sapete dove cercarmi? Niente. Avete respirato molto? Mi sono messa nel commercio. È bravo. Se volete provare, vi faccio uno sconticello. Vabbè. Andiamo. Andiamo, andiamo. È bello fare il lustro a scarpe. E come fare all'ospedale? Io l'avrei fatto un po' differente. Un po' come? Non lo so.
passerei più tempo con i pazienti. È che non potete? No, lì ci sta la regola dei 7 minuti. Quello è il tempo massimo che ci vuole per ogni visita. Certo, dottore, è giusto. Poi rifaccio così, me l'ha detto Cennarino. Che t'ha detto? In realtà ogni cliente che viene, 7 spazzole di qua e 7 di qua. Niente di più e niente di meno. È commercio, dottore. A proposito, 30 centesimi. Buongiorno, sorella. Buongiorno. Che c'è di nuovo? Professore. Andiamo, cominciamo il giro. Subito, professore. Complimenti. Adesso non è il caso di adagiarsi sugli allori, eh? C'è molto da fare qui e un bravo medico non può dedicare tutto questo tempo ad un unico paziente. Moscati, e il camice dove l'ha lasciato? Era macchiato di sangue, c'era anche la moglie. E anche questo è contro le regole dell'ospedale. I parenti creano confusione. Ma voi non credete che la pietà per chi soffre non dovrebbe avere regole? Io credo che ognuno di noi debba fare il proprio dovere, Moscati. E io il mio dovere lo faccio da molti anni. Le piastrine sono tornate al giusto livello e con il massaggio hai ripristinato l'attività di contrazione del cuore e hai favorito la normale circolazione sanguigna. Professore, a volte sottovalutiamo le possibilità di ripresa del corpo umano. Vieni a breve. È la prima volta che mi trovo tanto in sintonia con un credente. Sto proprio invecchiando. Muoio so più concetta, mo so li li canci, chantosa prediletta, a vita voglio di, quando mi ributtaia, e chi vi può contà, a gente mamanaia, mazzette in quantità. Che mi via per spagnolo, sono nato con demoro, metta coppa a chi vuoi, caro bebè, e guarda fa, e quando mi gatte mi sento disturba. Questa era di mia madre, e non sto mentendo. Se lo sapesse mio padre mi ucciderebbe. Ho sempre fatto tutto quello che ha voluto lui. Ma adesso non me ne importa niente.
Sei viziato e prepotente. E su questo non mi ero sbagliato. Ma hai bisogno di essere amato. Aiutamelo finché vivo. Ma dove mi state portando? In un posto meraviglioso. Potreste avere un po' paura. Ehi, che ragli, tu cammini. Tenetevi a me. Attenzione qui, Venite. Che ve ne pare? Oddio, ma è pericoloso. No. E potrebbe esplodere. Sì, ma non adesso. Daniele, mannaggia, mi sono scordato, la lezione di nuoto. Quando un uomo si innamora si dimentica di tutto. Tu che ne sai? Ma si dicono tutti. E poi avete due occhi che parlano da solo. Ah, sì? E sembra che camminare sulla nuvola. E questo che cos'è? È un piroscafo che se ne va in America. E beh. Mentre aspettavo voi l'ho costruito per i miei fratelli. Daniele, tu sei un angelo del paradiso, per questo capisci tutto e sai tutto. È un angelo che non sa nuotare, però. Respira. Tossisci. Tossisci, tossisci. Giuseppe. Hanno indetto il concorso come primo aiuto all'ospedale. Ah, sì? Ma sono 20 anni che non lo fanno più. E noi invece lo fanno, cioè, me l'ha detto De Lillo. Giuseppe, è un posto solo. Va bene. Ma che è? È terremoto, Giorgio! È terremoto! Aiuto! Fuori! Forza, forza! Forza, coraggio! Aiuto! Fuori! Veloce, Giorgio, prendi lui! Calma! Calma, state calmi! Veloce. State calmi! Giorgio! Allora, che hai saputo? All'ospedale di Torre del Greco ci saranno molti feriti e pochi soccorsi. Andiamo!
disastro! Vieni, Giorgio! Vieni! Aiuto! Aiuto! Forse capitiamo fuori di qua. Io lancio, spingi! Spingi! Tiriamolo su! Tiriamolo su! Forse capitiamo fuori! 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 Via, via, via! Giuseppe, vai! Vieni con me, Giorgio! Giuseppe! Giuseppe, aspetta! Qua non ci sta più nessuno! Non ne sono sicuro, Giorgio. Vai, giovanotto, corri, vai! Fuori! Fuori, fuori! Andiamo, dobbiamo uscire. Non posso venire. Non posso venire. Dobbiamo andare via. Non posso venire! Perché? Devo restare qui. Me l'ha detto lui. Devo restare qui, devo imparare la canzone. E che canzone?
è una canzone piena di luce, c'è la luce, c'è tanta luce e poi c'è il cielo. C'è sta puro sole. Sì, 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 c'è pure il sole. Sì, è vero, c'è il sole. Ora la cantiamo insieme, va bene? Sì. Cantiamola. Sì. Oh sole mio. È questa, sì. Cantiamola questa. Insieme, dai. Come fa? Oh sole mio. Oh sole mio. Dai. Sentite dolore? E qui? Sì, dottor. Quindi anche qui? Secondo me la paziente non ha nulla, a parte una forma molto lieve di ernia iatale. Quindi voi non la operereste? Assolutamente no. E vi sbagliate, perché la paziente è affetta da una degenerazione epatica di tipo tumorale. Tumorona mia. Silenzio. E va portata con urgenza in sala operatoria. Andate. Ma professore, vi state sbagliando. Questa povera donna subirà un'operazione inutile. Ma è assai più probabile che voi non siate quell'abile diagnosta che pensate di essere, Voscati. L'esame è terminato. Andate. Piromallo, tocca a voi. Professori? Professore, allora? Aveva ragione De Lillo. Quella poveretta è stata aperta e richiusa inutilmente. La massa tumorale non è stata trovata. Complimenti! Marzalotto, sei diventato primo aiuto agli incurabili. Ma veramente? Il tuo amico non ce l'ha fatta. Ma non ti preoccupare, tanto il padre certamente gli darà una mano. Come ha sempre fatto. Arrua. In fondo quello che è successo non mi stupisce affatto. E forse è stata anche colpa mia che ti ho fatto crescere nella bambagia. Ma adesso tocca a te, Giorgio. O fai come il tuo amico Moscati e dimostri a tutti, a me per primo, se vali quanto lui, oppure ti trasferisci al Café Chantan a vivere alle spalle della tua ballerina. Da ora in poi da me non avrai più nulla. Eccolo. È arrivato. Ruggero, come stai? Non meglio, grazie. Benvenuto, professore. Come mai tutti questi convenevoli, sorelca? Non è la prima volta che vengo in ospedale. Vabbè, ma è la prima volta che viene dopo aver vinto il concorso.
Non mi dica che la metto in soggezione. Ma no, è che volevo dirle che da oggi lei avrà degli studenti che la seguiranno durante le sue visite. Bene. E dove sono? Eccolo là. Mi sembra che sia una gran folla. Vabbè, però ha chiesto espressamente di seguire lei, professore. Si chiama Umberto Tammaro. Umberto Tammaro. Dottor Moscati. Professor. Ma tu sei quel pazzo che stava a Torre del Greco durante il terremoto? Sì, professore. E finalmente ce l'ho fatta a laurearmi. E bravo, Umberto. Adesso ti aspetta il momento più importante, però. E anche più difficile. Leggerai un libro che non è mai stato stampato. La copertina sono i letti del nostro ospedale. E il contenuto, i corpi doloranti dei nostri pazienti. Con questo voglio dire che gli studi che hai fatto bisogna affiancare rispetto e misericordia per i nostri malati. E anche un bel sorriso. Giorgio, ti stavo cercando. Ah, Umberto, il camice lo può levare. Ma io pensavo che... No, quello mette solo soggezione e paura ai nostri malati. Poi per le visite non serve, dai. Giorgio. Finalmente, sono Giordi che ti sto cercando. Ah, sì? E che c'è, professor Moscati? Scusa, ma perché parli così? Io t'ho capito, Giuseppe. Tu fai la parte di quello che non vuole niente. Ma che dici? E poi alla fine si prende tutto. Sai che c'è? Che perfino mio padre adesso ti preferisce a me. Ma che c'entra tuo padre? Di che c'entra, Giuseppe, tutto c'entra. Ehi, guarda che io non ho fatto niente contro di te. Poi tu sei molto meglio di quello che vuoi apparire, io lo so. Se solo lo capissi pure tu, sarebbe più chiaro anche per gli altri. Ma tu hai una risposta buona per tutto, professore. Io non sono come dici tu. Giorgio, ascoltami. Qui ci sta molto da fare. E lo dobbiamo fare insieme, quel grande ospedale che abbiamo sempre sognato. Lasciami stare. Giorgio! Quando luna faccia mesagina, passa in luce dall'acqua, s'ammira, voce stenna d'argento in vela, mentre o viente da sera sospira. Maricina, va sotto procida, si passa scansata, caccia pericola, c'è sta una femmina che canta al uomo, se chiama Lourdes lo puoi fa morire. Avo, avo, avo. Santa Lucia, Santa Lucia. Salute, papà. Ho deciso che lascio l'ospedale. E anche quella Chloe. Benissimo, Giorgio. Da oggi cominceremo a programmare la tua carriera. E come prima cosa ti aprirò uno studio privato. E poi farai il concorso per ottenere una cattedra. E così ti butterei alle spalle questo brutto periodo. Ehi, Giovanna! Ok, Nicola! Nicola!
Madonna, andate via, forza! Mamma! Andate via! Mi chiamo Pino! Finalmente l'ho trovata, lì. Io non mi chiamo lì. E non so neanche mai chi sei. Agnè. Ma che dici, Agnello, che stai pazziando? Ma che è successo? Che cos'è questo sangue? Un sangue mio. Un sangue a me. Più peggio l'ho veleno. Ma che dici? È nido con malinferno. Malinferno? Agnello, tu sei un angelo del paradiso. All'inferno c'è solo fumo. E un mare non ci sta. C'è solo gente che piange. E gente che strilla. Ma che dici? Di tu, tengo paura. Ci stai io, Ariel, non ti preoccupare. La ferita la possiamo anche curare, ma secondo me, professore, questo qua c'ha fame. Sorella, per favore, mi serve subito un letto. Ma lo sa anche lei che siamo pieni. Le ho detto che mi serve subito un letto. Mi prepari una siringa per un prelievo, per favore, subito. Si sbrighi. Ho capito. Farò il primo possibile. Agnello dov'è? Aveva fame, come avevo detto io. Sì, ho capito, ma adesso dov'è? Risponda alla mia domanda, dov'è? Ma non è qua. Suor Angelina gli ha dato un po' di pannellate e quello è scappato via. Come è scappato via? E adesso se la starà ridendo della sceneggiata. Ma stia zitta! Agnello! 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 Avete visto Agnello? Sì, sta là. Dove? A Retalandolo. Agnello, ma perché non mi hai aspettato? Dove sono? È così lontano il mare. No, non è lontano. Me lo ricordate la promessa che mi avete fatto? Quello che mi imparava di annotare. E si ti scudare. Però voi una volta mi avete detto che il mare era una bellezza. Sì. E che il Signore ce l'aveva dato per confortarci l'anima. Sì. Professor, portateci anche a me oggi al mare. E io oggi mi sento tanto sconfortato. Sì. Va sapere tutto. Mi sapete dire come quando si muore? Agnè. Ognuno di noi è come una goccia d'acqua.
che prima o poi cadono in mare. E quando questa goccia si scioglie, quell'acqua diventa mare. Allora non fa male. Professor, allora sarà la volta buona che mi imparo a nuotare anch'io. Professore, è tetano, vero? Sì. E mi sorprende che sia morto così dolcemente. Di solito si passa attraverso atroci sofferenze. Tu l'avevi capito, eh? Quando ho visto quel taglio e poi il delirio, speravo di sbagliarmi. Invece aveva ragione lui a dire che si sentiva il sangue amaro. Il tetano, Giuseppe, non è né dolce né amaro, né buono né cattivo. È un batterio, qualcosa di vivente, che il tuo Dio, se esiste, ha creato e che ha ucciso un bambino. Thank you.
Rivelati. Rivelati. Riusciamo a respirare un po' le ferite, ok? Grazie, professore. Professor Moscardi. Buonasera. Buonasera. Ero sicura che sarebbe tornato. E, l'aspettavo per chiederle un consiglio. Di solito è lei che li dà a me. E qual è il consiglio che dovrei darle? Beh, il malato del letto 22 si lamenta, sono due giorni che non dorme. Non lo so, pensavo che magari un bagno caldo poteva essergli di conforto. Certo. Beh, adesso lei mi vede così con l'abito monacale. Ma sono stata una bambina anch'io, come tutte le altre. Facevo la bracciante. Tutta la mia famiglia lavorava in risaia, a spaccarsi la schiena. Ho visto così tante ingiustizie. I miei genitori sono morti, che ero alta così. E allora ho dedicato tutta la mia vita a fare in modo che le regole fossero uguali per tutti, a tutti i costi. Pensavo così di rispettare la memoria dei miei genitori e anche la parola del Signore. Ma poi è arrivato lei e ho capito che senza la carità, anche il dovere e la giustizia sono parole vuote. Moscati, il suo modo di fare le attirerà critiche, gelosie e pochi riconoscimenti. E ci sarà chi la sorpasserà avendo la metà del suo merito. Ma lei mi deve promettere una cosa. Che non si arrenderà. No. Non mi arrenderò. Bravo, professor. Oggi ho capito una cosa, sorella. Che Gesù vive in ogni malato. Sì. Se continuassi a curarmi solo delle loro malattie, sarei destinata alla sconfitta. Penserei a tutto quello che la scienza non può fare, mi sentirei impotente. È stata la morte di Agnello a farmela capire. Fare il medico è molto di meno, è molto di più. Ma io voglio dare tutte le mie forze, con tutta la disponibilità possibile e totale. Mi capisci, Elena? Sì. Se non mi tieni lontano da te. Appena ho saputo di Agnello ti ho scritto e non mi hai mai risposto. E mi sono sentita sola ed inutile. Lo so, ma non accadrà più. Vuoi dividere questa vita con me? Sei pronta a dividere tutto? Tutto, Giuseppe, tutto. Ma noi non dobbiamo considerare il dolore come una contrazione fisica, ma come il grido d'aiuto di un nostro fratello e che noi dobbiamo aiutare con tutto il nostro amore. Oltre a questo, scoprirete che spesso potrete alleviare il dolore con un gesto, con il giusto consiglio, con le giuste parole, con un abbraccio e non solo con la fredda ricetta del medico.
Provate a sentire l'energia divina che passa dentro di noi. Questo vi aiuterà a capire il battito di un cuore, un respiro affannato. Se ritroviamo questo flusso, miglioreremo le nostre intuizioni, anche per la diagnosi delle malattie. Sentite, sentite. Che succede? Suorega, ma che vuol fare lo scandito? Mi vuole smontare tutto l'ospedale? Ha deciso di portare fuori i malati. Ma dove siamo? Fu? A Napoli, e grazie a Dio ci sta il sole. Forza, usciamo. È la cura migliore che c'è. Sei contento che usciamo, eh? Ti faccio prendere una bella boccata di sole. Sei contento? Fuori, fuori. Forza, usciamo. Forza, fuori, fuori. Signori, proseguiamo la nostra visita. Arcangelo, ma che fate? Delì, scusate, professor Delì, io voglio passare con Moscati. Bene. Ognuno è libero di seguire la pura follia anziché la vera professione medica. Professore! Ma se tanto le aggrada, vada pure! Voi lo sapete, io un po' pazzo lo sono sempre stato, no? Ragazzi, ma che mi serve una mano? Sto arrivando! Aspettate, non scendo! Mettetevi lì, mettetevi al sole! Sentite che persona, respirate, respirate! Signorina, il dottore non riceve ancora. Io non sono qui per essere visitato. No, ma non è possibile. Mi scusi. Lasciatemi passare. Ma un po'. Che succede? Giorgio. Tu che ci fai qua? Fuori tutti, fuori! È tutto finito, possibile che non lo capisci? Non tutto, Giorgio. Che vuol dire? Aspetto un figlio. Tuo. Ah sì? E chi lo dice che è mio? Io non ti ho mai tradito. E tu lo sai. E che cosa vuoi che faccia? Che abbandoni tutto questo per te? Dicevi sempre che lo avresti fatto. Si dicono tante cose. Ma la vita è cambiata, Chloe. Io sono sicuro che tu sai qual è la cosa migliore da fare. Strapparmi dal ventre questo figlio tuo. Ci penserò da sola. Perché non voglio odiarlo per colpa del padre che ha. Finché vivo, non smetterò mai di odiarti. Fino al mio ultimo respiro. Allora, vogliamo lavorare, Facchini! Facchini! Umberto, che ci fai qua? Professore, mi dispiace disturbarvi. Vado a casa Caiafa, grande serata. Ma tu non devi stare all'ospedale? Appunto, l'uomo che hanno ricoverato stamattina. Sì. Quello con i crampi addominali. Esposito. È morto poco fa. Mica si muore di indigestione. Dobbiamo esaminare il corpo. Non è possibile, i familiari lo hanno riportato a casa. Umberto, se è quello che temo, non c'è tempo da perdere. Dove abitano? Ai quartieri spagnoli. Torna all'ospedale che ci penso io.
Uè, ma che fate? Non proseguite? Se volete andate da solo, a vostro rischio e pericolo. Bene. Ma ti crede di essere? Fare aspettare così una ragazza del tuo rango. Questo Moscati non ha il senso delle convenzioni e del decoro. Ma ti prego, deve essere successo qualcosa. Scusate. Ditemi. Ditemi, mi posso aiutare? Sto cercando Ruggero Esposito. Ah, la casa degli Esposito. Venite, venite, vi accompagno io. Venite, sì. È qua, siete fortunati, è proprio qua, due passi. Eccoci qua, vedi, siamo arrivati. Ah? Allora, che ne dici? Bella piccerella, no? Ma che cosa hai capito, imbecille? Sono un medico. Ah, siete un medico? Scusate, scusate. Tu con me puoi essere pure un papa, hai capito? Cacci il portafoglio, muto, prima che ti tagli la gola. Va bene, stai calmo però, eh. Sto calmo, sto calmo. Stai calmo. Guarda che non tengo tutti i soldi con me. Vanno bene, non ti preoccupare. La giacca. Vabbè, dai. Mo' basta però, eh. Le scarpe. Le scarpe, da città, muovete! Bravo, complimenti, sei forte tu, eh. Scorti le ragazzine, poi che puoi fare? Mi vuoi ammazzare? Ammazzami allora, forza, ammazzami. Poi che fai la prossima settimana per farti qualche soldo? A che ammazzi? Ma basta, prego, non c'ho tempo da perdere. Metti giù quel coltello. No, pigliate pure l'orologio. Pigliate pure la cappella. Ehi, ti ho chiesto dove abita Ruggero Esposito. Non lo so. Che ne sai, ci va a te, no? Chi è che di voi lo sa? Principe... Oh, Giorgio. Mi dispiace, principessa, ma non sono il suo principe azzurro. Ciao, Ari. Ciao, Giorgio. Mia figlia ha bisogno di qualcuno che le faccia ritornare il sorriso. Prego. Non chiedo di meglio, principe. Tanto più in una serata così eccitante. Vero, Elena? Nessuno. Abita qua la famiglia Esposito? Sì. Entrate, entrate. Permesso?
Ma quanti siete a vivere qua dentro? Cosa siete venuti a fare qui? Cosa volete ancora da noi? Mio marito non c'è più. Vostro marito teneva una malattia molto grave. E mi devo assicurare che non l'abbiate presa pure voi. Io sto bene, ma mio figlio c'ha la febbre come a gennaio. Andiamo. Venite a vedere, dottore, vomita sempre, venite. Venite, dottore. Come ti chiami? Vincenzo. Non ti preoccupare, Vincenzo, ma ti porto all'ospedale. No, non voglio venire. Coraggio, vieni con me. No, non voglio venire con papà, non tengo niente. Se rimani qua, morirai, Vince. Dai retta a me. Cinematografo. Oh signore, le scarpe? Dove la fisero? Ma cos'è successo? Ma chi è sto ragazzo? Vincenzo Esposito, il figlio di Ruggero, come temevo, ha gli stessi sintomi del padre. La gastroenterite. E colera, Elga. Oh signor, Madonnina Santa, il colera. Bisogna avvertire subito la prefettura. Ma non è meglio aspettare domani mattina il professor De Lillo? Domani mattina è troppo tardi. Sì, ma il professor... Può scoppiare un'epidemia. Si sbrighi, per favore. Umberto, prepara una provetta con le feci di questo ragazzo. Subito. I sangeli! Ragazzi, venite qua, per favore. Voi tre venite ai quartieri spagnoli con me, per favore. I quartieri spagnoli? Sì. Noi veramente avremmo finito il turno. Giovanotto, se lei ritiene di aver finito il turno, si tolga di mezzo. Orlando, Arcangelo, preparate le ambulanze disponibili, per favore. Professor, non è che vi servono pure un paio di scarpe? Eh sì, bravo, grazie. Prendete le mie. Qual è il problema? Tenete. State calmi, state calmi. Adesso vi spiego tutto, state calmi, venite con me. Venite con me. Professore, in queste condizioni non c'è da stupirsi che abbiano contratto la malattia. È un casino qua. Scusate. Voi bevete questa? Sì. Umberto, prendi una provetta, per favore. Allora, questa la porti a Monteforte e la fai analizzare immediatamente, va bene? Vai, quelli con i sintomi di dissenteria, vomito, febbre alta, fateli ricoverare subito. Vai. Signori, ascoltatemi attentamente. Da adesso in poi dovete far bollire l'acqua e mangiare soltanto cibo cotto, va bene? Ma questi non mangiano proprio, questo stanno tutti denutriti. Beh. Professore, non avete chiuso occhio tutta la notte. Vi dovreste riposare un po'. Sto benissimo. Ma qua la gente ha paura del contagio, stanno tutti dentro le case. Forse dovremmo ritornare indietro anche noi, no? Signora, signora,
Signora. Signora. Sembra che non si vuole svegliare più. Mi dispiace, signora, ma è morto. Quando dorme mi pare un angioletto. Non è vero, Tonino mio? Signora, sono un medico, bisogna portarlo via. Però è tutto freddo, come un passerotto. Leggero, leggero. Lo dia a me, ci penso io. No, io non lo lascio. Andatevene via. Signora, siete stanca. Datelo a me. Datelo a me. Signora, mangiare qualcosa a casa. Fermate, ma non si può fare. Ma che fai? Lasciala passare. Questo, meno male che siete arrivati. Ma che state facendo? Che state facendo? Ehi, sono ordinato dal governo! Ma il colera non è come la peste! Questa roba non è in festa! Prendetela! Non va bruciata! Aspettatemi qui. No, via! Non potete uscire, siete tutti in pena! Signorina, dove andate? Non si può passare di qua! Sono la principessa Caiafa. Devo parlare con il professor Moscardi. Andali da quella parte. Ecco, qua.